buongiorno a tutti. Oggi niente di spettacolare. Stiamo andando in centro insieme a Sergio. Devo andare a aggiustare la GoPro, ho avuto problemi con la GoPro. E niente, vi lascio come titolo. Tipo, venite a fare un giro con me alla miniera più vecchia di Fukushima, miniera di carbone. Date un'occhiata. Anche questa è storia giapponese. Questa riproduzione di una miniera a 600 metri di profondità. Questo è stato scoperto un giacimento 1856. Is it the oldest mine in Fukushima? The only one. Just one. È la miniera di carbone della prefettura di Fukushima. E all'epoca fu l'unico modo per sopravvivere. Uomini e donne lavoravano 600 metri di profondità, scavando o gli utensili a mani nude. Adesso si usano i macchinari. Questa fabbrica non esiste più, e questa è la riproduzione di quello che è stata comunque la trivellazione da quando ha cominciato fino ai giorni nostri. Of course, okay. Can guess my song. How many people die for just
mode. Queste erano le abitazioni, comunque come le persone vivevano all'epoca, nella vita quotidiana dopo che lavoravano nelle miniere. This is office, Paul? L'ufficio che faceva da ospedale, da informazioni, d'aiuto, qualsiasi cosa che serviva alle famiglie per dei minatori. Una persona lavorava di giorno e una faceva il turno di sera. Impressionante. Poi abbiamo un concetto, diciamo, d'epoca di quello che si intende come i pomieri. Immaginate che succede un incendio. Questo era quello che veniva utilizzato per pompare l'acqua all'epoca. E questo alla fine è un treno a carbone dell'epoca. Eccoci qua a casa, in fase di montaggio. Spero che vi sia piaciuto il video. Era giusto dargli spazio proprio al video della miniera. È una cosa molto importante per Fukushima. All'epoca è stato comunque una fonte di sopravvivenza per molte famiglie. Allora, se siete nuovi, iscrivetevi al canale per supportarlo. Ogni giorno io carico video della mia vita in Giappone con la mia compagna giapponese. Venite con me in questo sogno, in questo percorso di vita. Domande e curiosità sempre nella descrizione sotto. Chiedetemi qualsiasi cosa, io cercherò di rispondervi nei commenti e nei giorni a venire, video dopo video. Grazie per la vostra attenzione e un bacio e a domani.